sempre a Modena, siamo qui con Calgar, maestro capitolare degli Ultramarine nella nostra ambientazione che è 43K Live, gioco di ruolo dal vivo di Warhammer 40.000. Perfetto, com'è stata per te la fiera di Modena fino adesso? È stata molto bella, interessante, sì, qui si gioca veramente tanto, dal gioco da tavolo ai rompicapi al gioco di ruolo dal vivo come il nostro. E tu per cosa sei qui? Principalmente per i wargames e le miniature, dipingere e soprattutto appunto guardare i lavori degli altri. Non ho ancora lavorato molto, ma per il momento è positivo. In che senso non hai ancora lavorato molto? Ancora mietuto poche anime qua, ma... Molto bene. Mi devo toccare, no? Per adesso. Fammi sapere. Nel caso. Che... Sì, vediamo. Okay. Quest'anno vedo che c'è molta gente che partecipa, lo trovo molto interessante. Tu invece? Io ho preso delle miniature di un'altra categoria di gioco, non mi ricordo neanche più adesso, però vabbè. La cosa più bella della fiera per te? Ci sono dei bei banchetti anche con, insomma, per comprare anche un po' di cose vecchie, manuali, vintage, cose varie, che non si trovano spesso, molto piacevole. Ma sicuramente molto migliore rispetto agli altri anni, hanno col fatto che hanno messo anche gli stand fuori, cioè c'è più libertà. È una gran bella fiera, la prima volta che vengo ho visto un po' di tutto, ho provato qualche gioco di ruolo, qualche gioco da tavolo, bello, molto bella. Poi, stati, ho fatto due tornei, per cui di Sigmar Warhammer 40.000 mi sono diritto a un pasto. Quindi a bomba. A bomba, meglio di così proprio. La cosa per te più bella della fiera di Modena? Gli stand di modellismo, sinceramente, perché io da giocatore è la mia passione, quindi per me sono più belli. La cosa che invece suggeriresti di migliorare per la fiera? Beh, riportare magari i tavoli liberi come al vecchio Games Day. I parcheggi sono un grosso... Nel senso un po' di meno ce ne vorrebbe. No, un po' di più. Per il resto si entra abbastanza rapidamente, per cui figo. E qua dentro si sta bene, non è troppo sporco, tutto più o meno ok, per cui ci sta. A bomba. Lo stand di Warhammer è particolarmente grande, molto bello. Le miniature in esposizione sono una figata pazzesca. E adesso sto solo attendendo le premiazioni del Sanguinario d'Oro, poi vediamo come va. Molto bene. Visto che sei un grande appassionato di Warhammer, ti chiediamo qual è il personaggio più famoso di Warhammer 40.000? L'imperatore per forza. Sono di parte di Colimar Ras, sperando che esca il modello. L'imperatore, anche se non esiste effettivamente il modello. Beh, l'imperatore dio dell'umanità, ovviamente. Colimar Ras. Perché l'imperatore non ci interessa. Esatto. Beh, l'imperatore vince su tutti di base, perché ovviamente è la base del setting. Chi non conosce l'imperatore sul trono d'oro è un babbo allucinante, capito, per cui. Io so, i personaggi non li conosco bene, so che ci sono gli Space Marine. L'imperatore? Ora rubo di Gilliman, ora. E rimane anche il papà l'imperatore. Sì, l'imperatore chiaramente. Vabbè, l'imperatore, se dobbiamo parlare in generale, invece come miniatura direi che adesso va molto di moda Robert Gilliman. Probabilmente Space Marine, forse, cioè il classico. L'imperatore. Che si chiama? L'imperatore. Nome dell'imperatore. Ma tutti l'hanno sempre chiamato l'imperatore, non so qual è il suo vero nome, sinceramente. Leto? Effettivamente non è mai stato detto il suo nome completo, a meno che io sappia. Forse... Sei sicuro? Molto probabilmente ce l'ha, ma io non sono a conoscenza. Oddio, mi cogli impreparate questo qua, non lo so. The Imperator, non lo so. Pippo? Sei andato vicino, diciamo così. Adamo? Boh. Non lo so. Come non lo sai? Non lo so. Giuseppe. Io non lo so, il nome dell'imperatore. L'imperatore, non lo so. Ok, niente. Questa è tosta, non ci ho mai pensato. Per me è il Sacro Imperatore, non c'è altra opzione. Non seguo queste cose da comuni mortali, no. Per me sono tutti uguali. Come che si chiama? Il nome dell'imperatore. Il Lordo Inquisitorio non sarebbe contento a chiederlo. Qual è il nome di papà l'imperatore? L'imperatore non ha un nome. Sì, c'ha un nome. Gesù? Potrebbe essere. Non lo sappiamo. Allora, facciamo vedere. Chi sono i custodes? Sono le guardie dell'imperatore che hanno custodito il suo corpo per 12.000 anni e anche prima. Perfetto. Il nome di uno dei custodes? Oddio, non me li ricordo, sono sincero, non me li ricordo. Ma è così, ti do l'imbocco. Constantine Valdor, tu dimmi gli altri. Oh, gli altri mille. Quanti ne hanno? Non
non mi ricordo, sono sincero. Quanti possono avere come nomi un custode? 10. Ciao adesso ragazzo, dammi tipo, ti aiuto, il nome completo di Konstantin Baldor. Sarà Konstantin Baldor? Questo è l'inizio, poi c'è il resto del nome. Ma devi darmi tempo su queste cose, devo aggiornarmi, non me lo ricordo mica. Quale potrebbe essere? Quanti nomi può avere Konstantin Baldor? Konstantin Baldor, 3 probabilmente ne avrà. Trajan Valoris. Okay. Il nome completo? Ha tipo 33 titoli, faccio fatica a ricordarmeli tutti i 33. Tipo Konstantin Baldor. Sì, effettivamente è vero. Adesso ho un attimino il cervello altrove, diciamo, però... Il nome completo di Konstantin Baldor, eh? Non me lo ricordo minimamente, nel senso che... Quanti nomi saranno? Quanti nomi può avere Konstantin Baldor? Uno? Konstantin Baldor? Baldor? Baldor è uno dei più famosi. Nome completo, però. Sì, mi chiedi troppo. Non sono espertissimo di BG io. Ma quanti nomi può avere un custode? Non ho idea, ti dirò. Sarà 2 o 3. 2 o 3. Dovrebbe essere Baldor, se non sbaglio. Konstantin Baldor è uno dei più famosi. Cicci, il nome completo di Konstantin Baldor? Non me lo ricordo, sinceramente. Quanti nomi potrebbe avere Konstantin Baldor? 3, perché è importante. Circa. Trajan Valoris. Aspetta, nome completo, però. Oddio. Quanti nomi può avere? Dai, alla fine sono nobili, 10. No, mi spiace. Tipo Konstantin Baldor? Sì, d'accordo. Nome completo? Non lo so. Quanti nomi può avere un custodes? Non sono un anagrafe? No, non lo so, ragazzi. Chi sono i custodes? Oh, cazzo. Quelli che custodiscono il trono d'oro? Esatto, quindi i pretoriani dell'imperatore. Riesci a dirmi il nome di uno di questi custodes? No. Conosci però ad esempio la storia dei primarchi, chi sono? I 20 primarchi, di cui 2 sono sconosciuti. Ok, nome di qualche primarca? Horus dei Lupi di Horus. Alpha Legion, come si chiama il primarca? E? Sono 2. Quanto mi risulta sono 2 gemelli? Non me lo ricordo l'altro, sinceramente. Adesso sono le legioni, se non erro, sono tipo un po' più di 20, 21, 22. Poi 2 sono andate... Ferus Manso l'ho già detto, Perturabo l'ho già detto. Ligio Alfa. Alfarius, ovviamente. E Omego, il suo fratellino. Ovviamente c'è anche Marneus Calgar. Marneus Calgar, che caso. Non mi ricordo fosse un primario. Sicuro 18? Sì. Legio Alfa? 19. 19. Corrad Kurz, Perturabo, Abaddon, no, scusate. Quindi quanti Spaceman c'erano in una legione? Secondo il Codex? Sì. 8000 massimi? Dicevi sei anche un appassionato del Warhammer Fantasy. Sì. Per te qual era il personaggio più famoso di Warhammer Fantasy? Cavaliere Verde. Da Bretoniano. Cavaliere Verde che si chiama? The Green Knight. Non mi ricordo più. L'imperatore più famoso del fantasy è? Ok. Karl Franz. Come si chiamava suo padre? Non mi ricordo. Hai delle miniature a casa? Troppe. La tua preferita? O la prima? Prima? Malekith su Drago Nero. Come si chiama il papà di Malekith? Madonna di Dio. Non ne so le genealogie, so solo i bei personaggi. L'imperatore invece del fantasy si chiama? Sigmar. Del vecchio fantasy? Del vecchio fantasy. Kaiser? Il padre di Karl Franz si chiamava? Quindi il precedente imperatore? No, il fantasy non lo fa. Quindi neanche chi cavalcava Karl Franz? Era un grifone, si chiamava... Sto per dire vero artiglio, ma non sono sicuro. C'era un artiglio da qualche parte. Quindi tu mieti anime, tipo gli Ictan. Mieto anche loro. Mieti anche gli Ictan, che mietono anime, quindi... Sei il tristo mietitore di tutti quanti. Quindi, di cosa sai di Warhammer? Una beata fava. Beata fava, cioè... Qual è il tuo modello preferito tra quelli che hai di Warhammer? Ma a me piacciono molto quelli del Signore degli Anelli, l'espansione del Signore degli Anelli, quello mi piace molto. Quanti sono i membri della Compagnia dell'Anello? Oh, bella domanda. Frodo, Gandalf, Legolas, oddio, qual è? Non
vengono gli altri. Il cattivo per eccellenza chi è? È il drago. Il Nello Hobbit, nel Signore degli Anelli chi è? Nel Signore degli Anelli, oddio. Ma è, c'è il drago alato che sputa fiamme. Come si chiama? Quello dello Hobbit o quello del Signore degli Anelli? Quello del Signore degli Anelli. Drago del Signore degli Anelli come si chiamava? No, non mi viene in mente. Chi era Wulfric? Wulfric? Aspetta, non so, chi era? Oddio, non so, non mi ricordo chi sia, però dal nome sembra più un Space Wolf. Sei sicuro? Per niente, ma va bene lo stesso. Chi era Wulfric? Nel 40.000. The Slayer? Beh, c'era un Wulfric, ce ne sono stati diversi nei Lupi Siderali, però c'era, come si, cazzo si chiamava, Red Blade, che era quello che era nella scatola di Phosphor Burns, però vicino. Passiamo. A un certo punto. Wulfric, di quale legione fa riferimento? Le Furie Bianche. Wulfric è un nome da lupo siderale, quindi... Minchia ragazzi, non si può. E... tra l'altro i lupi si chiamano Frecchi e Gary, per cui so i nomi dei lupi, non so il nome, il nome del primario. È proprio il nome lapsus da presentazione proprio. Chi è Wulfric? È un lupo siderale, non uno qualsiasi, addirittura è uno dei aspiranti capobranchi principali. Adesso mi sembra che poi non se la stia spassando bene a livello di trama, però... Direi di no. Però è Wulfric, quindi ne uscirà sicuramente intatto, dai. Io vi ringrazio, siete stati fantastici. Grazie. Buon proseguimento. Grazie. Ciao. Così anche Colombino adesso sa chi è Wulfric finalmente. Ah, tanto ti posso chiedere una cortesia? Noi abbiamo un membro del gruppo che oggi non è venuto, si chiama Colombino. Se puoi fare un saluto a Colombino. Ciao Colombino, buona fortuna. Che è rimasto nel baule. Ragazzi, siamo arrivati? Dai, fatemi uscire. Ragazzi? Fatemi uscire? Siamo arrivati? Ma... dove siete? Fatemi uscire. Ragazzi!